Dopo le proteste arriva l'unità di crisi della regione per gli agricoltori mentre si lavora al riordino del settore forestale. Calderoli, la Sicilia è a statuto speciale, può stabilire cosa fare anche prima che lo faccia lo Stato. E Lombardo sulle province, intese e accordi sono solo chiacchiere. Arrivano i medici stranieri per fare fronte alle carenze di personale, saranno 16 e presto ne giungeranno altri 15. E sui manager, dura nota del PD, lottizzazione politica. A Fontanelle un messaggio di cultura, legalità ed ecologia, l'impegno del CONAIPA per il Parco Livatino. Autista di Messina Denaro, non un semplice fiancheggiatore, chiedeva anche il pizzo, chiesti 14 anni di carcere. Dacia Maraini presenta il suo libro sulla prigionia in Giappone e parla agli studenti del classico Empedocle, una storia che non deve ripetersi. Per lo sport, gli impegni di Akragas e Profavara nel fine settimana calcistico. Bentrovati dalla nostra redazione e apriamo ancora tornando sull'argomento delle proteste degli agricoltori, perché dopo quanto accaduto dei trattori per strada che hanno manifestato contro la crisi del settore, la regione siciliana si dà una unità di crisi, la istituisce, la guida l'assessore al ramo San Martino. Vediamo. Dopo le proteste il governo regionale si muove e istituisce l'unità di crisi sull'agricoltura con l'obiettivo di fronteggiare le gravi difficoltà che il settore sta vivendo in Sicilia come nel resto di Europa. A presiederla sarà l'assessore regionale al ramo Luca San Martino. La prima riunione è prevista per martedì prossimo alle ore 15 a Palazzo d'Orléans, alla presenza del presidente della regione Renato Schifani. Ne faranno parte, oltre all'assessore, i dirigenti generali dei dipartimenti agricoltura, attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, acqua e rifiuti e protezione civile, oltre al segretario generale dell'autorità di bacino. Tra i compiti della commissione, ricevere le segnalazioni delle aree più colpite, ad esempio gli allevamenti senza acqua, e richiedere l'eventuale intervento della protezione civile coinvolgendo anche i comuni. Individuare le necessità di deroghe e provvedimenti che derivano dallo stato di crisi che bloccano altri percorsi, come per esempio l'agricoltura biologica. E ancora inglobare le strategie di adattamento climatico dell'agricoltura nei bandi del piano strategico della politica agricola comune, analizzando gli effetti del PNRR e valutando la cancellazione di sussidi ambientalmente dannosi, come quelli ad esempio sul gasolio agricolo. La commissione sarà aperta al confronto con le associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e rappresentanti del settore agricolo. Il disegno di legge per il riordino del settore è stato al centro di un attivo provinciale dei lavoratori forestali di FLAI CGL, FAI CISL e UILA UIL, presenti i segretari territoriali Carmelo Cimino, Giuseppe Di Franco e Mariangela Acquisto e quelli regionali Scotti, Russo e Savarino. Le organizzazioni sindacali hanno illustrato ai lavoratori presenti i punti salienti della riforma che l'assessore San Martino ha consegnato loro ai primi di gennaio. Una proposta che finalmente mette al centro, dicono, il bosco, sancisce i nuovi ambiti su cui i lavoratori forestali possono intervenire e ha ricaduta i benefici occupazionali che la riforma porterà ai lavoratori forestali storici della legge 16 e della legge 14, nonché la possibilità di avere anche nuovi lavoratori forestali affinché i giovani possano decidere di rimanere su questa terra, dicono le organizzazioni sindacali che chiedono al governo regionale e all'assessore che il percorso legislativo venga accelerato.
concludono dicendo: vigileremo e solleciteremo su tutta la politica regionale perché la riforma si possa applicare già a partire dal 2024. E intanto la Sicilia può definire la riforma delle province anche prima che lo faccia lo Stato. Le regioni autonome non mi vedranno intromettermi perché ciascuno a casa propria fa ciò che vuole. Così il ministro degli affari regionali Calderoli sulla famigerata soppressione delle province. Sentiamo. Riforma delle province, parla il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli e non le manda a dire sulla legge del Rio che definisce la più grossa vaccata della storia del paese e continua dicendo: abbiamo verificato che ha creato solo disastri e non è un caso che fra le varie proposte che sono state presentate a Roma per abolirla ce ne sia anche una del PD. Una riforma, ha sottolineato, che del resto è prevista anche nel programma del governo Meloni e viaggia in una proposta di legge che è già all'esame del Senato. Al ministro è stato anche chiesto se la Sicilia può legiferare in materia, definendo la questione prima che lo faccia lo Stato. E a tale scopo Calderoli ha tagliato corto: non entrerò mai nell'attività di una regione autonoma, lo valuterò solo a lavoro. Ultimati. Io non credo, dice, che sia un problema di armonia costituzionale nelle regioni a statuto speciale, ognuno decide a casa propria. E parliamo ancora di province. Raffaele Lombardo interviene e dice: leggo ogni giorno di intese, di accordi, di alleanze, di candidature per i vertici delle province. È uno sfrenato esercizio di fantasia, dice, se ne discuterà, ritengo, all'indomani dell'approvazione della legge. Ad oggi sono solo chiacchiere. Cambiamo argomento e parliamo di sanità. Provengono da Ucraina, Argentina, Cuba, Venezuela, Ecuador, Libia, Guinea i 16 medici selezionati e ritenuti idonei a seguito della procedura avviata a fine novembre dalla regione siciliana tramite l'assessorato della salute per fare fronte alle carenze di personale del sistema sanitario regionale. La graduatoria è stata perfezionata dalla commissione esaminatrice per un periodo di almeno un mese per la formazione linguistica, poi gli stessi, definita la posizione e il visto d'ingresso, verranno immessi in servizio nelle aziende sanitarie dove è maggiormente avvertita l'esigenza di dirigenti medici. Nei prossimi giorni verranno esaminate altre 15 candidature. Intanto il numero chiuso alle facoltà di medicina per i nostri giovani permane, precludendo a tanti studenti la possibilità di raggiungere il traguardo e diventare medico. Parliamo ancora di sanità perché la Federazione del PD di Agrigento interviene pesantemente sui manager della sanità e invia alla stampa una nota nella quale definisce inguardabile lo spettacolo messo in scena dalle forze politiche di centrodestra che governano la Sicilia. Protagonisti dicono di una volgare lottizzazione partitica dei cosiddetti manager della sanità siciliana avvenuta sulla testa dei cittadini e in dispregio di un sistema sanitario pubblico sempre più abbandonato al suo destino, sempre più carente, dicono, in tutti i territori della Sicilia. Non è possibile, dice il PD, mentre i nostri ospedali crollano sotto l'incuria e l'indifferenza di un governo regionale incapace e inadeguato, assistere ad un così squallido mercato delle vacche, caratterizzato dal litigio per spartirsi poltrone e cariche. E su questo tema, dice, cioè il PD, il nostro partito, continuerà a battersi con tutte le sue forze. Prende forma il Parco Livatino che lancia un messaggio di cultura e di legalità ed è voluto dal CONAIPA. Alfonso Scanio del CONALPA. Il CONALPA gestisce il futuro Parco Livatino dove da diversi anni vi state impegnando personalmente. Qual è al momento la situazione del parco?
Il parco di Vatino sta diventando una realtà e se tutto procede secondo i programmi, il 9 di maggio di quest'anno provvederemo all'inaugurazione del parco, anche perché quella è una data obbligata, è il terzo anniversario della beatificazione del giudice Rosario di Vatino. E noi abbiamo iniziato il 1 di giugno dello scorso anno, abbiamo avviato una sottoscrizione e abbiamo cominciato a fare i primi lavori di bonifica ambientale su un'area che ci è stata concessa da ANAS. Devo dire che non ci aspettavamo nemmeno noi di avere questi risultati oggi perché abbiamo fatto parecchio, abbiamo oltre che bonificato l'aria, messo a dimora centinaia di piante, tutte della macchia mediterranea. Devo dire che sta diventando un giardino e a breve completeremo con altre piccole cose tipo le stradelle interne, tipo lo steccato. Abbiamo creato un'area molto bella, particolare, la collinetta della pace, dove insistono delle piante di olivo che sono state donate da varie associazioni ambientaliste grigiandine. Avete ricevuto qualche contributo da parte di enti o è stato solo un lavoro, diciamo, che avete riscontrato molte donazioni, molte sensibilità in questo senso? Come al solito in queste cose la sensibilità è dei donatori e delle persone, non c'è alcun intervento della politica e io aggiungo per fortuna perché vogliamo mantenere questo progetto lontano dalla politica, sono intervenute delle associazioni, la Federazione Nazionale Funzionari di Polizia, l'UNIMRI che fino all'altro ieri ci ha donato un assegno di 2.205 euro e così via. Tante persone che hanno donato una pianta e che vogliono sentirsi parte attiva in questa realizzazione del Parco di Vatino. Ecco, c'è anche un appello, diciamo, a chi vuole contribuire in qualche modo alla vostra associazione, al Conalpa? Sì, certamente, siamo nella fase di completamento, abbiamo bisogno ancora, come dicevo, di realizzare degli elementi essenziali all'interno del parco, per cui tutte le persone di buona volontà che si sentono vicini a questo progetto, anche perché il parco non apparterrà al CONALPA, assolutamente, il CONALPA è il Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio, ma è di tutti, il parco bisogna sentirlo proprio, abbiamo ridato dignità a un'area che era depressa, piena di erbacce, di rifiuti e questo lo abbiamo fatto esclusivamente per ricordare la memoria del beato giudice È un di Vatino. luogo che viene visitato attualmente, mi risulta che anche da molte scolaresche del nord. Sì, viene visitato da sempre, ma adesso le visite si stanno intensificando anche perché la notizia del parco ha già preso piede e quindi adesso le persone che arrivano trovano un'area dignitosa, un'area bella, gradevole da visitare. Non ci sono più rifiuti, ci sono solo piante, sta diventando un bel giardino. Non era un semplice fiancheggiatore, ma anche uno che chiedeva il pizzo per conto di Matteo Messina Denaro. Sono chiesti per questo dal PM 14 anni di carcere per l'autista del boss, Luppino. La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 14 anni e 4 mesi di carcere per Giovanni Lupino, autista di Matteo Messina Denaro in manette insieme al boss il 16 gennaio del 2023. L'uomo, imprenditore agricolo di Campobello di Mazara, venne indagato per favoreggiamento, ma la sua posizione si è aggravata perché si è saputo che avrebbe anche chiesto il pizzo per conto del capomafia. Parla un testimone che racconta che Lupino gli propose di incontrarlo senza portare con sé cellulari e poi gli chiese un aiuto economico per Messina Denaro, proposta che rifiutò. Di contro al GUP che lo processa, Lupino aveva raccontato invece che a presentargli Messina Denaro come suo cugino nel 2020 era stato il compaesano Andrea Bonafede, il geometra che gli prestò poi l'identità, che gli avrebbe chiesto di accompagnarlo a Palermo per delle cure. Un giorno però il passeggero, conosciuto con il nome di Francesco Salsi, si sentì male e all'invito di Lupino di andare in ospedale avrebbe detto: "Portami a casa perché sono Messina Denaro e non posso andare in ospedale". Da allora, per ragioni umanitarie, sapendo che il
il boss era gravemente malato, Lupino avrebbe continuato ad accompagnarlo. Il padrino gli avrebbe di volta in volta lasciato nella cassetta delle poste un biglietto con l'orario dell'appuntamento successivo. Racconti che per gli inquirenti non avrebbero riscontri. Infatti, dalle analisi delle celle telefoniche dell'autista, che aveva anche stretti rapporti con l'amante del padrino Laura Buonafede, risulta che questi avrebbe portato il capomafia in clinica per ben 50 volte in 2 anni. Il processo si celebra con il rito abbreviato. Forse un incidente ha causato la morte di un egiziano ventenne che ieri pomeriggio, venerdì 2 febbraio, è stato trovato morto sul barchino soccorso dalla Guardia Costiera al largo di Lampedusa. I poliziotti della squadra mobile della Questura di Agrigento e i colleghi dello SCO che si trovano all'hotspot hanno sentito alcuni dei 12 migranti che viaggiavano con il giovane. Pare che la barca abbia avuto un'avaria al motore. Il ventenne egiziano, forse cercando di farlo ripartire per rabbia, avrebbe ripetutamente preso a calci il motore, scivolando, battendo la testa e morendo sul colpo. Ancora cronaca, un incendio ha quasi distrutto a Ravanusa, in contrada Monte Saraceno, la casa rurale di proprietà di un pensionato di 86 anni. Il fatto che gli inquirenti abbiano trovato, forzato il lucchetto di ingresso fa propendere per una natura dolosa dell'incendio. Indagini sono comunque ancora in corso. E sanzione, ritiro immediato della patente per un quarantenne ravanusano che ha provocato un incidente, per fortuna senza feriti, lungo il viale Lauricella. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri, accorsi sul posto per guida sotto l'influenza dell'alcol e stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale nonché falsa attestazione. E adesso un'ampia pagina dedicata alle scuole. Cominciamo con Dacia Maraini, che è venuta ad Agrigento su iniziativa della dirigente Marica Elga Gatto per parlare agli studenti del liceo classico e presentare il suo libro Vita mia, Giappone 1943, Memorie di una bambina. Un libro nel quale racconta la sua prigionia in Giappone, il campo di concentramento. E ai nostri microfoni dice che la scuola ha un ruolo determinante per avvicinare i giovani alla conoscenza della storia ed evitare che si commettano gli stessi errori del passato. Vediamo. Presidente, un incontro oggi con Dacia Maraini, con i ragazzi, per le varie iniziative che state organizzando da un punto di vista culturale al Liceo Empedocle. Sì, oggi per noi è un momento veramente importante, direi quasi storico, perché stiamo incontrando una delle scrittrici certamente più importanti della letteratura italiana, che ricordiamo chiaramente anche dai banchi di scuola. Per me è una delle mie scrittrici preferite, basta ricordare ad opere come La lunga vita di Marianne Cria, quindi sicuramente, e tante altre ne sono succedute, è una scrittrice che ha segnato la sua epoca e oggi noi abbiamo non solo l'onore, ma anche il piacere di ospitarla, anche per un doveroso omaggio alla memoria, in quanto il libro che oggi lei presenterà è proprio una rievocazione del periodo che visse da bambina in un campo di concentramento nel 1943, proprio perché i suoi genitori, pur essendo in Giappone, si rifiutarono di riconoscere la Repubblica di Salò e per questo furono imprigionati, e lei pure con le sue sorelle. Naturalmente siamo in presenza proprio di un mostro sacro della letteratura italiana e quindi abbiamo anche una certa emozione che traspare chiaramente da tutti i nostri volti. Però siamo entusiasti perché ancora una volta il liceo classico Empedocle si presenta come leader nella formazione dei suoi studenti e perciò li pone a confronto con queste penne magiche, possiamo dire, che lasciano ancora oggi un'impronta indelebile nella formazione delle coscienze delle donne, perché Dacia Maraini ha un'attenzione particolare, un'empatia particolare nei confronti delle donne e delle storie delle donne. E chiaramente questo non può lasciarci indifferenti, quindi siamo certi che oggi, grazie al lavoro delle insegnanti e al lavoro di squadra che tutto il liceo ha portato avanti, stiamo veramente facendo cultura nell'ambito della nostra città. Ma si parla ai giovani prima di tutto ascoltandoli. Secondo me è molto importante creare dialogo e non monologhi dall'alto, ma dialoghi. Infatti io con gli studenti sempre chiedo cosa vogliono fare, come la pensano, se sono d'accordo.
Poi in questo momento, secondo me, bisognerebbe rivedere la scuola. Per esempio, il fatto che la scuola non insegni l'ultima guerra è gravissimo, perché noi veniamo da lì, è la nostra radice. E quindi bisognerebbe, per esempio, ecco, avvicinare di più la conoscenza della storia, perché poi la storia tende a ripetersi, purtroppo. Cioè la storia va avanti, si sviluppa, però a volte ha dei ritorni indietro pericolosissimi. Secondo me questo è un momento in cui in tutto il mondo, non sto parlando dell'Italia, in tutto il mondo vediamo delle tensioni regressive che veramente sembravano cose perse, abbandonate e dimenticate, perché la storia è andata avanti, abbiamo fatto delle conquiste di libertà, abbiamo delle consapevolezze storiche. In questo momento sembra che stiamo dimenticando tutto per tornare indietro, e questo secondo me ha radici anche proprio nella scuola. Bisogna insegnare ai ragazzi da dove veniamo, gli errori che sono stati fatti. Quando si conoscono gli errori si tende a non ripetere. In questo momento stiamo proprio sull'orlo della ripetizione di errori gravissimi fatti nel Novecento. Quanto è importante trasmettere questi concetti ai ragazzi? L'abbiamo vista poco fa proprio rispondere alle tante domande dei ragazzi. È importantissimo, il futuro è loro. Io sono al tramonto della mia vita, quindi per me è importantissimo. I ragazzi e la scuola è la costruzione del futuro, sta nella scuola, non nelle famiglie che sono in crisi. La famiglia in questo momento è in crisi, quindi bisogna puntare sulla scuola. Non mi sembra che si stia facendo questo. Vogliamo parlare di questo libro? Parlare di questo libro. Questo libro l'ho cominciato tante volte, poi l'ho lasciato, poi l'ho ripreso, quindi è un libro che ha molti anni, ma mi faceva piuttosto dolore riprenderlo. Invece adesso, proprio perché tirano aria di guerra, ho pensato che dovevo finirlo, che dovevo dare una conclusione a questa, diciamo, testimonianza, e l'ho fatto, e mi è sembrato giusto farlo. Ti ricordi incancellabili della sua prigionia in Giappone? La fame? Forse la cosa, noi stavamo morendo di fame, no? Non sto scherzando, sì. Perché 20 grammi di riso al giorno senza né carne né pesce né uova né latte né frutta né niente, solo quello. A un certo punto il corpo si ammala, no? Noi eravamo malati di beriberi, scorbuto, si perdevano i denti, i capelli, i parassiti vengono addosso, quindi la fame è forse l'esperienza più sconvolgente. Poi le bombe, perché lì gli alleati bombardavano tutti i giorni. Poi le umiliazioni, perché loro ci trattavano come fossero nemici, anzi consideravano nemici della patria, perché mio padre e mia madre non avevano firmato l'adesione alla Repubblica di Salò e quindi erano considerati traditori. E lì devo dire, mio padre è stato straordinario e coraggioso, perché a un certo punto, conoscendo la mentalità dei samurai, si è tagliato un dito e l'ha gettato addosso al capo della polizia, e questo ha funzionato, è incredibile, no? Ma si chiama Yubikiri, è una tradizione giapponese, e in effetti dopo una settimana ci hanno portato la capretta, che è stata la nostra salvezza, perché faceva un po' di latte vitaminico, proteico. Questa è stata una sua geniale idea, poveretto, per poco non moriva dissanguato. Però cos'altro le ha dato la forza per la sopravvivenza, per non morire? Guardi, in un campo di concentramento come quello, che era durissimo, non è l'esterminio, però è durissimo, o si impara a sopravvivere, che è un'arte, è una tecnica, è una strategia, oppure si muore dentro, perché si può anche non morire fuori ma morire dentro. Io ho avuto la fortuna di avere due genitori molto energici, forti, molto di tempra vera. Beh, se voi pensate che in Giappone c'erano in quel momento 3.000 italiani, va bene? Sapete quanti non hanno aderito alla Repubblica di Salò?
20 persone. Tutti gli altri hanno ceduto, hanno detto vabbè chi se ne frega, è una formalità. I genitori miei hanno scelto di rimanere fedeli alle proprie idee. È stato un atto di idealismo di grande forza, no? Questo per esempio per me è stata una guida per la mia vita. E all'ITET Sciascia, retto da Milena Siracusa, cerimonia di valorizzazione del merito degli studenti dal titolo Ti presento il mio capolavoro. Oggi nell'ambito dell'iniziativa dell'Open Day ti presento la mia storia, un momento importante dove sono stati premiati anche i ragazzi meritevoli dell'anno scorso. Sì, un momento importante in cui oggi apriamo le porte al territorio per fare conoscere quello che è il modo di vivere all'interno della nostra scuola. Quest'anno premiamo una serie di iniziative che di fatto riguardano gli studenti più meritevoli del precedente anno scolastico in una serie di iniziative che sono legate ai progetti contenuti all'interno del nostro PTOF, dal progetto Benessere al progetto Liberamente a valorizzazione proprio del merito. E il titolo che noi abbiamo scelto, Valorizzare il merito, ti presento il mio capolavoro, proprio è espressione di quanto intendiamo fare attraverso questa mattinata. Valorizzare significa per noi mettere in risalto i nostri studenti, i loro talenti, e il capolavoro, al di là della prova oggettiva, è ciò che meglio li rappresenta, perché rappresenta il superamento spesso di limiti che credono di avere e che la scuola in questo senso può aiutare a superare, perché affermino e costruiscano un serio progetto futuro. I ragazzi come hanno risposto all'iniziativa? I ragazzi sono estremamente contenti, ciò che ci distingue al territorio, ed è questo anche il motivo per cui abbiamo voluto inserire questa manifestazione all'interno dell'Open Day, è proprio quel senso di appartenenza. Quando noi diciamo noi siamo lo Sciascia, significa proprio che noi viviamo questo clima sereno relazionale con i docenti e accompagniamo i nostri studenti anche in una fase piuttosto complessa quale può essere a volte l'adolescenza, perché riescano ad affermarsi, a comprendere il valore della scelta e a comprendere come in ciascuno di loro ci siano dei talenti che a volte basta soltanto scoprire. Ricordiamo che ci sarà un ulteriore appuntamento dell'Open Day in vista della prossima chiusura della scuola, ecco, ricordiamolo. Di fatto noi abbiamo le porte aperte tutta la settimana fino al 10 febbraio, per cui le famiglie che desiderano entrare a far parte di questa grande squadra dell'ITET Leonardo Sciascia potranno venire tutte le mattine per visitare i laboratori che saranno sempre pieni dei nostri studenti nello svolgimento delle normali attività didattiche, e troveranno anche il personale di segreteria pronto a guidarli nella compilazione della domanda di iscrizione. Ricordiamo quando è, quando sarà l'altro appuntamento? Il prossimo appuntamento sarà il 7 febbraio. L'Istituto Fermi di Aragona apre un ponte formativo e lavorativo internazionale che porterà gli alunni in tutta Europa. È un traguardo ambizioso, è riconosciuto solamente a 50 scuole in tutta Italia, è raggiunto perché l'Istituto è diventato organismo accreditato Erasmus Plus in qualità di organizzazione accreditata. Dunque l'Istituto Fermi di Aragona potrà garantire ogni anno ai propri studenti la possibilità di maturare esperienze formative e lavorative in più paesi membri dell'Unione Europea e paesi terzi associati al programma. E la GESAP di Palermo esulta perché a gennaio l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo è stato superato un nuovo record, con un aumento del quasi 7% circa di passeggeri e la crescita di quasi il 12% dei voli. La GESAP annuncia tra l'altro che presto ci sarà l'ammodernamento delle infrastrutture con aggiunta di servizi e nuove tecnologie, non perdendo di vista la sostenibilità ambientale. E la regione siciliana è attualmente alla BIT di Milano con uno slogan: Sicilia oltre le attese, un'estate che non finisce mai. Uno spazio caratterizzato da grandi LED wall e superfici a specchio, un ampio marketplace, poi le vie dei tesori e per la prima volta i borghi più belli e la via delle ceramiche. Grande promozione per i 7 siti patrimonio UNESCO, la Valle dei Templi, che proprio
in questi giorni segna un nuovo record, superando il milione di presenze e di cassi straordinari che si qualificano intorno a 6 milioni di euro. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. E a Palermo intanto al via i lavori per il recupero della chiesa Santa Maria di Gesù. La chiesa di Santa Maria di Gesù è sicuramente un simbolo religioso, ma è uno scrigno importante culturale che racchiude l'identità della nostra città. Ricordiamo bene San Benedetto il Moro come patrone insieme a Santa Rosalia di Palermo. Oggi abbiamo fatto un lavoro eccezionale insieme alla sovrintendenza di Palermo, che ringrazio. Abbiamo consegnato i lavori di recupero, catalogazione e messa in sicurezza di questa chiesa, attività prodromiche e propedeutiche proprio per il restauro che avverrà nei prossimi mesi. Sono dei lavori molto importanti perché è una prima fase che riguarda l'individuazione di tutti i detriti e i reperti che si sono all'interno della chiesa, che sono caduti sia per il crollo della volta che danneggiati dal fuoco. Questo intervento sarà una vera e proprio lavoro di stratificazione, di ricerca stratigrafica, dove ci sarà sia lo smaltimento dei detriti, ovviamente che non serviranno, che l'individuazione di tutti quei reperti marmorei che potremo riandare poi con un intervento mirato a riallestire in tutti gli apparati della chiesa. Domani si rinnova l'appuntamento con le Domeniche al Museo, iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese ai siti museali e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura con accesso, ove previsto, su prenotazione. E adesso passiamo allo sport. Domani partita casalinga della Prof Favara contro l'Athletic Palermo, programmata tra l'altro una giornata stadio aperto per le scuole. Ci saranno circa 300 alunni in gradinata a sostenere il gialloblu, ma questo ci riferisce Giuseppe Moscato. E poi naturalmente Carmelo Lentini che ci farà la consueta panoramica del fine settimana calcistico e in particolare ascolteremo Mister Coppa sull'Akragas che domani incontra la Vibonese. Sentiamo. Compresa quella di domani pomeriggio a Luigi Razza contro la Vibonese, mancano 11 gare alla fine di questo duro campionato di Serie D. L'Akragas, grazie alla vittoria di mercoledì scorso contro il Castrovillari, ha raggiunto quota 29, dunque a un passo dalla terza decade di punti, che significherebbe maggiore tranquillità e meta della salvezza sempre più vicina. Infatti, con il Lamezia già retrocesso per rinuncia, le altre due squadre in odore d'eccellenza sono Castrovillari e Gioiese, cui se ne dovrebbe aggiungere probabilmente una quarta che uscirà fuori da uno spareggio play-out. Attualmente in ballottaggio ci sono Locri con 23 punti e Portici con 21, per cui attualmente il vantaggio dell'Akragas dalla zona rischio è di 8 punti, vantaggio che bisogna mantenere a tutti i costi. Ma vediamo il prossimo cammino biancazzurro in questo mese di febbraio. A parte la gara di questa domenica contro la Vibonese, l'Akragas dovrà osservare due turni di sosta, domenica 11 febbraio per riposo forzato, il 18 perché gioca la rappresentativa di D, quindi il campionato si ferma e si ritornerà in campo il 25 febbraio, con la compagine dei Templi impegnata al Seneto contro il Real Casalnuovo. Ritornando al match di domani pomeriggio, il tecnico Coppa può disporre di un organico al completo. Di certo l'attende una gara molto difficile ed impegnativa, e contro la terza forza del campionato, che tra l'altro ha anche il terzo attacco più prolifico del girone, ha segnato sinora 52 reti. I ragazzi del tecnico calabro Antonio Boucher, mercoledì scorso, hanno osservato un turno di sosta e si presenteranno più freschi in campo rispetto a quelli akragantini.
C'è però da sottolineare che tra le mura amiche la Vibonese ha concesso punti alle avversarie più abbordabili, come Acireale, Portici, Castrovillare, sono stati tutti pareggi, ma ha anche maturato una sconfitta nello scontro diretto interno con il Trapani. Un avversario dunque imprevedibile che bisogna affrontare con le giuste cautele, ma occorrerà tantissima determinazione e concentrazione. Vibonese a Caracas è stata affidata all'arbitro Emanuele Ciaravolo di Torre del Greco, con gli assistenti Leo Posteraro di Verona e Silvia Scipione di Firenze. Dunque si gioca la 26ª giornata di campionato di Serie D Girone I. Con le altre due agrigentine di questa categoria, vale a dire Canicattì e Licata, e che non saranno da meno dovendo sfidare rispettivamente il Trapani al Provinciale, la prima, mentre la seconda al Saraceno attende il Reggio Calabria. Queste le gare della domenica: Castrovillari Reale Castelnuovo, Gioiese Igea, Licata Reggio Calabria, Portici Acireale, Ragusa Locri, Sant'Agata San Cataldese, quindi Vibonese Acragas, Trapani Canicattì, il cui inizio è programmato alle 15:30, mentre riposeranno San Luca e Siracusa. Mister Marco Coppa in sala stampa per presentare la partita di domani sul campo della Vibonese. L'Acragas andrà a caccia di punti pesanti per la salvezza, ma consapevoli della forza dell'avversario. Che partita ti aspetti? Certo, sappiamo che la Vibonese è una grande squadra e gioca bene al calcio, l'ho seguita tante volte, però domani secondo me noi abbiamo tutte le caratteristiche, tutti i presupposti per andare a fare una grande partita e secondo me anche per andare a fare un risultato così, Sì. perché in questo campionato non molla nessuno, né sopra né sotto, ovviamente per motivi diversi, per obiettivi diversi, ma in questo campionato le partite sono tutte difficili, per cui non mi aspetto una partita con un'intensità diversa rispetto a quelle che abbiamo già visto per l'intero campionato. Abbiamo avuto pochissimi giorni per prepararla, è vero, perché abbiamo avuto soltanto 2 giorni di allenamento pieni, interi, però abbiamo cercato di rimarcare quello che abbiamo fatto bene domenica, di farlo ancora meglio e speriamo di farlo sempre meglio. Il morale è alto dopo la bella vittoria contro il Castrovillari. Sì, il morale è alto ed è alto, come dicevo domenica dopo la partita, non tanto per il risultato, ma per la prestazione, per la voglia, per l'approccio e per la costanza che hanno avuto nell'arco dei 90 minuti. Questa è una cosa che è un dettaglio che a me fa piacere. Non c'è stato un calo di intensità, non c'è stato un calo di attenzione, di concentrazione per l'intera gara. Abbiamo avuto la stessa intensità dal primo minuto fino al 95esimo. C'è fuori ancora l'attaccante Di Stefano, poi hai tutti i giocatori a disposizione. Ma sì, è vero che abbiamo fuori Gianmarco, però questa è una squadra abituata dall'inizio dell'anno ad avere sempre qualche defezione. Diciamo che è diventato un po' la nostra forza anche, sapere di avere dei compagni di squadra che non sono a disposizione. Significa per gli altri dover dare sempre qualcosa di più. L'abbiamo trasformata in qualcosa di positivo e fino ad oggi diciamo che le cose sono andate bene. Torna tra le mura amiche la Pro Favara per proseguire il campionato di eccellenza Girone A dopo l'ottima prestazione avuta a Caltanissetta, dove ha battuto la capolista Nissa, rosicchiando 3 punti in classifica. Una settimana importante per la Pro Favara e per la società, che crede sicuramente nelle proprie potenzialità di far bene il campionato e arrivare anche in vetta. Domani, domenica, nuovo incontro in casa al Brucoleri, arriva l'Athletic Palermo, squadra importante che all'inizio di campionato addirittura si dava tra le favorite, ma che la Pro Favara ha già battuto in casa propria a Palermo. Diciamo che l'entusiasmo sicuramente è alto, ma tra la gente, dirigente, tutti quanti, penso che sia anche una cosa normale. Per noi, invece, noi dobbiamo stare con i piedi per terra, perché sappiamo che dietro l'angolo c'è sempre qualcosa che ci può impedire di andare avanti. È vero che abbiamo portato a casa 3 punti importanti, secondo me non è stata presa di quello che siamo stati costruiti per vincere, quindi andare a vincere a Caltanissetta ci può anche stare,
se una squadra si pone degli obiettivi, l'abbiamo fatto, però adesso non dobbiamo fare l'errore di pensare a quella vittoria, perché sennò avremmo sbagliato tutto. Quindi bisogna pensare adesso alla partita di domenica, che secondo me è una partita molto difficile, bisogna interpretarla bene, avere l'atteggiamento giusto, perché come ho detto prima dobbiamo cercare di fare più punti possibile finché arrivare alla fine, magari sperare che qualche passo falso della Nissa ci possa permettere di poterli raggiungere. Senza svelare i segreti dello spogliatoio, ma che cosa ha detto mister Catalano ai suoi uomini? No, non credo che ci sia tanto da dire. Sono uomini, prima che calciatori, sanno l'importanza della gara, sapevano l'importanza della gara. La cosa più importante è stata secondo me la serenità in cui hanno approcciato quella partita, e dobbiamo continuare a farlo, perché la serenità sicuramente è una cosa importante che ci permette di sia di lavorare sia di svolgere la partita come sappiamo, sia sotto l'aspetto tecnico che tattico. Abbiamo visto che tra gli infortunati, tra gli squalificati e con i ricambi messi in campo c'è veramente un nucleo ben formato. Sì, abbiamo ancora qualche persona fuori che sta recuperando dell'infortunio, però devo dire che la rosa è una rosa ampia, una rosa forte, qualsiasi giocatore qui è titolare, quindi o gioca uno, parte dall'inizio, subentra, la squadra non perde mai un'identità, non perde mai la voglia di continuare a fare quello che i ragazzi magari hanno iniziato sin dall'inizio per portare a casa alla fine quel risultato che per noi è importante. Che partita sarà domani? Domani sarà una partita difficile, non sarà una partita facile, perché l'Atletico è una buona squadra, all'inizio era una delle candidate per la vittoria finale, sicuramente nel percorso ho avuto delle difficoltà, però nella rosa ha giocatori importanti, ha il capocannoniere del girone, e quindi bisogna approcciare bene questa gara, perché arrivato a questo punto non possiamo sbagliare nulla. Il responsabile della comunicazione della Profavara, Giuseppe Piscopo, perché domani, oltre all'incontro naturalmente di campionato per i tre punti, sarà una bella giornata di sport in favore degli alunni delle scuole. Sì, abbiamo lanciato come società questa iniziativa, già anche l'anno scorso l'abbiamo fatto, scuola allo stadio, c'è stata una grandissima adesione da parte dei 4 istituti comprensivi. Voglio ringraziare le dirigenti scolastiche, Mariella Vella, Melinda Broccia, Rosetta Monreale e Gabriella Bruccolere, per l'entusiasmo che hanno fatto. Domani questa grandinata sarà piena di ragazzi dalle scuole. Un'adesione massiccia, perché si crede nello sport, ma si crede anche nella fede dei colori giallo-blu. Si vuole spingere questa squadra sempre più in alto, insieme alle scuole. Dopo la brillante prestazione con vittoria della Profavara dello scontro diretto esterno con la Nissa, il campionato di eccellenza Girone A è sempre più che mai aperto ad ogni soluzione finale. Basta leggere le prossime gare in programma per capire che tutto può ancora succedere per questa vittoria di campionato. Infatti la capolista Nissa non avrà vita facile sul campo di Geraci, mentre la Profavara ospita l'Atletic Palermo. Infine lo Sciacca, che cerca gloria ospitando il Castellammare. Infine le gare in programma: Aspra Super Castelbuono, che si gioca in anticipo questo sabato, poi ci sarà Accademia Trapani Mazzara, Casteldaccia Fulgatore, Geraci Nissa, Marineo Folgore, Profavara Athletic Palermo, Sciacca Castellammare, Mazzara 46, Don Carlo Misilmeri. Altra giornata da brividi invece per l'Empedoclina, che sul proprio campo ospita la seconda forza del campionato di promozione Girone A, vale a dire il Città di San Vito Lo Capo. Gara difficile da affrontare per la giusta determinazione per non continuare a scivolare in classifica generale. Impegnativa trasferta per il Camarat, che sarà ospite della Bagheria, mentre ritorna in casa il Casteltermini contro l'Alba Alcamo. Gioca tra le mura amiche anche il Gemini contro il Marsala. In quest'ultima gara sono in palio importantissimi punti per la classifica generale. Infatti entrambe si ritrovano con un punto di differenza tra di loro e in piena lotta per la zona playoff. Le
gare di questa 18ª giornata prevedono Bagheria Camarat, Castel Termini Alba Alcamo, Empedoclina Città di San Vito Lo Capo, Gemini Marsala, Iccarense Giardinellese, Partinica Audace Cus Palermo e infine San Giorgio Piana Parmoval. Termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, a tutti un buon weekend.